Salvatore, vorrei sapere qual è la verità riguardo la fertilità della donna legata alla mestruazione e all'ovulazione. La verità è una soltanto. E la verità, come diceva Gesù, io sono la via, la verità e la vita. Poi aggiungeva, non si va al Padre se non per mezzo mio. Ma la verità è quella della terra, è quella della luna. Sono la terra e la luna che gestiscono l'ovulazione. Senza la luna non nascerebbe nessun bambino. Cioè, questo pianeta è fatto in questo modo. Vi sono pianeti dove non si nasce a livello sessuale. Si... non so se si chiama osmosi o qualcosa del genere, ma si nasce in altri modi, cioè di per separazione. E i figli non appartengono ai genitori, i figli appartengono a tutta la comunità. È come la stessa cosa, la nazione, chiamiamola nazione, perché è una nazione, quella dei formiche. C'ha una regina che crea tutte quelle formiche. Sono tutte figlie della regina, l'ovulazione la fa solo la regina. E sono tutte fratelle. Non hanno un padre e una madre. Neanche la regina e la loro madre. È l'anima gruppo che gestisce in forma sia la regina che tutti gli altri. Sono informate. Quindi qualsiasi cosa che è connessa riceve l'informazione da questi enti spiritualmente evoluti che sono le anime che gestiscono una razza, per esempio i topi, i castori, e qualsiasi tipo di animale, anche gli animali predatori. Cioè, ognuno ha il loro, diciamo così, protettore, il loro angelo gruppo. Chi gestisce e chi governa? Io vi posso fare degli esempi. Prendiamo i topi. I topi possono raggiungere la non produttività dei propri nati se, per esempio, nel luogo e nell'ambiente dove si trovano c'è poco cibo. E quindi sono talmente intelligenti, che noi non lo siamo perché siamo figli di puttana, perché ci odiamo e ci ammazziamo l'uno con l'altro, non siamo più connessi a niente, loro rimangono sempre connessi all'anima gruppo, che li informa. Loro chiamano l'anima gruppo e vengono informate, e allora inibite il vostro processo di gestazione. Pochi topi, pochi gruppi che possono sopravvivere. Quando trovano alimenti più ampi che possono godersela, cominciano a proliferare. Così, per esempio, un orso, un'orsa, non si fa avvicinare dal maschio, se non quando realmente le vuole, quando è pronta. Prima di essere pronta, com'è che lo sa? Lo sa perché dentro di sé ha un sistema sia automatico, sia, diciamo così, immunitario del suo sistema, che le informa. Non siamo noi con il nostro cervello a informare il nostro corpo quello che dobbiamo mangiare o quello che dobbiamo fare. Noi abbiamo sommesso i nostri sistemi e abbiamo sommesso pure la nostra psiche, ci siamo disconnessi, quindi non sappiamo più niente di queste fasi. Cioè, in poche parole, non è necessario, cioè, la mestruazione è soltanto la sporcizia di un corpo che deve espellere il malsano, il liquame, il pus e tutte le sporcizie dal corpo. Come i bambini quando nascono hanno le malattie della varicella, degli orecchioni, di tutte le altre malattie. Sono 5 malattie, la sesta malattia se ne sono inventate coglione per fottere sempre più medicina.
I miei figli non hanno avuto né la prima, né la seconda, né la terza, né la quarta, nessuna malattia perché erano pulite. Quindi non questo sistema non è per tutte. Il sistema che non c'è bisogno di tutte queste cose è per i pulite, non per gli sporchi. Gli sporchi hanno bisogno di queste malattie sintomatiche. Per dei bambini sì. Eh? Malattie sintomatiche. Come dicono loro. tu di dove ci può parlare te che su questo tipo di malattie ce ne hanno i bambini sporchi. E infatti se togliete il pannolino ad un bambino sporco dovete scappare, sì, perché la puzza di merda, di urina e di altre cose può portare a degenerazione, a virus, a batteri e ad altre cose. I miei bimbi no, la cacca dei miei bimbi si poteva rimangiare, non faceva puzza, era pulita, perché mia moglie mangiava crudo e dava crudo, dava energia vitale. I bambini sono cresciuti così. Quindi tutte le altre cose, mia figlia ha avuto le mestruazioni a 9 anni. Perché le mestruazioni a 9 anni? Che non si dovrebbero avere. Perché c'è un detto che dice, io un giorno al mio amico gli ho detto, ma dimmi un po', a casa tua chi comanda? Comando io. Sei sicuro? Perché mi chiede questo? Perché a casa mia comanda mia moglie. Salvatore, che dici? Tu ti devi imporre, come faccio io? Lei comanda, io obbedisco. Fa tutto lei. Cioè, non comandava lui, comanda la moglie. E quindi quando comanda la moglie, ci sono momenti in cui, se tu non sei duro, non sei preciso con quelli che ti stanno attorno, te li portano dal pediatra e te li rovinano. Come stava facendo la famiglia di Scordia, che dopo che è nata la bambina meravigliosamente bene, per la lunetta l'ha portata dal pediatra, che gli ha dato un cumulo di medicine per chiudere la lunetta. È successo un casino che Turiddu è diventato pazzo. L'hanno buttato via e la bambina è cresciuta bene. La lunetta si deve chiudere quanto dice la natura, non quanto dice la stronza pediatra, che non capisce un cazzo perché non ha mai avuto esperienza di queste cose. E questo è il guaio. Sull'ovulazione, sulle cose, gestisce la luna. Quando la luna dice, sarà. Se la luna non dice, non sarà. Se il nostro sistema immunitario interno informato dice, come dicono i topi, non dobbiamo procreare, non si procrea. Gli Inzu della valle dell'Himalaya, addirittura le donne hanno superato l'età di Sara, la moglie di Abramo, la Lappana, che si è fatta inseminare dagli extraterrestri, e fanno i bambini da sole, cioè con l'aiuto degli uomini che vivono più di 120 anni e che sono proliferi. Cioè la natura non fa salte, se tu ti adegui alla natura è sempre quella. È come un albero che campa migliaia di anni, ma è sempre quello. Non soltanto, ma gli anni passano, più informato è l'albero. Più informazione ha, più forza ha, più energia ha, più linfa ha. E che noi non vogliamo capire che i vecchi nostri sono detti che cazzo di vita fate? Buttatevi a mare, figli di puttana. Cosa avete mangiato per tutta la vita? Dove sono finiti i senatori romani, quelli con i capelli bianchi che erano il non plus ultra della conoscenza, che i giovani andavano da loro per essere informati? E fino a 100 e rotti anni loro informavano perché conoscevano e sapevano. Ora vai da un anziano di 70 anni e quello di genghe. Ma stiamo scherzando? Questi siamo arrivati noi e parliamo di ovulazione, di questo e quell'altro. Se lo gestiamo noi moriamo. Come qualsiasi cosa noi facciamo, gestite, ci ammaliamo, perché non conosciamo. L'attimo in cui venite qua e non gestite più voi stessi, il vostro sistema immunitario, e vi fate gestire, lui vi guarisce. È lui che vi guarisce, non io.
Io non sono stato guarito dai medici, ma dal sistema immunitario che mi ha portato a purificarmi davanti a Cristo, che mi ha dato la vita, la risurrezione. Tutti gli altri sono morti con la mia stessa malattia. È questo che non vogliono capire le persone. Non vogliono capire. Capire che bisogna avere fede, che bisogna avere coraggio. I violenti rapiscono il regno dei cieli, dice Gesù. Non i paviti, non no, o i fusellanime. E poi un'altra cosa. Non create attrito tra il positivo e il negativo. Distruggete il concetto che avete dentro voi e che vi hanno innestato come un morbo, come una malattia, quella di Dio e quella di Satana. Non esiste Dio su questo piano e non esiste Satana. Dovete essere neutri per evitare sia il male che il bene, perché in contrasto tutte e due sono negative, distruttive. È una diagibba che dura da secoli e millenni e che noi non vogliamo capire. Io le ho mandate tutte a fare in culo e sono felice. Tranquilla. Salvatore, come dovrebbe funzionare il ruolo della coppia durante la gestazione? Come funzionava la coppia tra Black Brown e Nardina. Black Brown è il mio mozzo, Nardina era una sperduta che è entrata qua, io l'ho cacciata perché c'era una bocca più da sfamare e lei si è messa con le gambe in aria e piangeva e mi diceva no, ho fame, non mi abbandonare, lasciami stare qua. Ho chiuso il cancello, gli ho dato da mangiare, non se n'è andata più e ho cominciato a fare figli con Black Brown, ma tante, ne facevo 8 ogni volta. Beh, la coppia scoppia a volte e succede questo, che quando Nardina, il suo sistema gli diceva che era incinta e Black si avvicinava a lei, lei gli faceva vattene via. Black gli diceva per carità, acqua fredda mette. Perché si faceva il bagno nell'acqua fredda e nascevano perfette. Quello che non succede negli umani. Gli umani fanno sesso violento, schifoso con il bambino sia nell'embrione sia già completo a 6-7 mesi di che è formato. Ora cosa ne deve uscire da questa sporcizia letale? È sicuramente un acheo, sicuramente uno che poi non si sa se è maschio o se è femmina, perché i bambini ricevono e recepiscono tutto quello che succede fuori, tutto quello che dicono i genitori. Loro sono dentro il liquido amniotico, è come se fossero dentro una vasca da bagno con la testa infilata, cioè con le orecchie infilate sotto acqua e solo il naso di fuori, in un appartamento dove in quel modo l'acqua, essendo l'acqua è conduttrice velocemente di energia, cioè le frequenze di fuori arrivano direttamente alle mie orecchie. Ci ho provato quando ero nell'appartamento e per un momento ho sentito tutti i casini che facevano negli altri appartamenti. Non l'ho fatto più quel bagno, mi facevo la doccia, non volevo più sentire le schifezze che dicevano e che facevano. Siamo queste bestie, bestie siamo e bestie siamo rimaste, anzi siamo progredite nella bestialità. Invece gli animali, gli orsi, specialmente gli orsi, li cacciano via. E tutti gli animali quando sono incinti non vanno più a avvicinare il maschio. Perché noi lo facciamo? Perché siamo predatori, demoni. Non sono loro predatori, che vivono secondo la loro necessità di vita. Hanno fame e mangiano. Non fanno come i tartarini di Tarascona, da bambino quel fumetto, perché compravo la Magnesia San Pellegrino. Mi davano il fumetto Tartarin di Tarascona, oppure Sigilfido, oppure l'Orlando Furioso,
e vedevo Tartarin di Tarascona con un fucile, uno che sembrava una botte di lardo, che andava a caccia, era cacciatore, era sportivo cacciatore, e sotto i piedi si faceva fotografare con migliaia di preti uccisi, di animali, uccelli e altre cose, e lui col fucile così, perché era un grande cacciatore. E noi siamo vissuti e abbiamo imparato, e ancora oggi andiamo a caccia a uccidere uccellini che pesano 2 grammi con un proiettile che ne pesa 50. Cioè, quanto ci costa spendere un proiettile con le palline per uccidere un uccellino? Cioè, perché? Perché cosa? Per mangiare che cosa? Solo le penne? Perché non c'è niente. Da questo si evince che noi siamo barbari, barbari anche sessualmente. Non facciamo altro che distruggere la sanità mentale dei nostri figli e la sanità mentale nostra. Questo è il vero significato del fatto che uno non deve assolutamente durante la gestazione far avvicinare il maschio. Un'altra cosa, Salvatore, riguardo alla menopausa, che cosa ci puoi dire? Oh, che bella! Finalmente non c'è più. È come quello che dice: ehi, la pancia non c'è più, la pancia non c'è più. Altro che, la pancia non c'è più, ma sei pieno di merda. Quindi non c'è più la menopausa, ma nello stesso tempo che cosa c'è? C'è che dentro c'è tutta quella sporcizia che prima usciva, ora non può uscire più sotto forma di mestruazione. Perché? Perché il sistema immunitario della donna si è indebolito, non ha più la forza di espellere quelle sporcizie, e lì assembla, e quindi la donna comincia ad avere depressione, isterismo, schizofrenia, cioè perché tutto quel calore, tutta quella sporcizia gli rimane dentro, e infatti cominciano tutte ad ammalarsi. Nel video precedente di cui parlavo io, che gli anziani dovevano avere sapienza e saggezza. Di che cosa? Se sono tutte pazze, se sono tutte malate, se sono tutte schizofreniche, se hanno i neuroni pieni di tossine, se sono tutte incrostate nei neuroni. Non c'è più messaggio tra neurone e sinapse, sinapse e neurone. Non passa più informazione. Cosa vogliamo? Di cosa vogliamo parlare? Degli animali che siamo, delle bestie che siamo, e non vogliamo capire quello che sto dicendo? Non vogliamo capire che tutte queste persone sono con la testa rasata come la mia? Perché sono con la testa rasata? Per il semplice motivo che loro stanno facendo applicazione di quintali d'argilla sulla testa per decalcificare e discrostare i neuroni e ripulirli attraverso un riassorbimento, attraverso la purificazione del sangue, che il sangue pulito deve andare nei neuroni e riprendere quello che hanno depositato anni prima di sporcizie. Questa è la vera cura, questo è il vero processo di autolise, dove tutto l'organismo viene portato alla depurazione totale.